Ci vuole un formaglino, un lettino. Io sono la regina Margherita, la casa del Seracchio. Giovedì prossimo arrivo a Palermo per una missione per un secret, ma il dettaglio della sua missione furono pubblicati su New York Herald. Come fu possibile questo avvenimento? La domanda è, diciamo, analoga. Teresa Sassi. Prima Cile e se Gioia potrebbe a per la missione segreta, come faceva la mamma a stare le mosse? Io invece volevo chiedere se fosse mai stata fatta effettivamente un'indagine per, come dice, scoprire chi avesse fatto trapelare le informazioni di Giulio Petrosino a Palermo, appunto, come dice, negli anni finali della Mandera. Il campanello d'allarme. Sono proprio a casa nostra. Casa per lui. Allora quando nonno, questo si fa notizia, questo fa notizia, andato in America 7 volte, circa un mese di navigazione, non si sapeva nemmeno se arrivava, causa di agenti atmosferici. La terza volta che tornò, ricevete un telegramma. Nonno torna a settembre del 1908, acquista i mobili della sala da pranzo, meglio dire, non c'erano i mobili grigi, i mobili che uno si sceglieva, si fece fare da un falegname molto molto bravo, mobili che arrivarono per il Natale. E il 23 di febbraio dell'anno successivo, 1909, gli pervenne un telegramma da Roma. Arrivo domani, ore 12, stazione di Padua, Giuseppe di Giuseppe. Questo è sicuramente mio fratello, disse no. Non ha messo Petrosino per non annunziarsi ai criminali. Scappa, sto arrivando, si camuffò sotto questo falso cognome. Pranzato.